Io sono un imprenditore in questo momento anomalo, nel senso che nel 68, quando ero Cini Corti, avevo già capito che la Miata aveva necessità di unirsi, e invece di andare a scuola andavo a fare le manifestazioni per i minatori, prima di Bagnole, poi del Morone e poi di Abadia. Poi ho avuto un percorso di vita che mi ha portato a lavorare per aziende sull'alte tecnologie, una di queste nata come Amtec, oggi nota come Finmeccanica, già citata. Parallelamente ho fatto un'azienda su un settore diverso, quello del vuoto, un'azienda manifatturiera che piccolina, anche a Castelpiano, che compete sui mercati internazionali, e quindi ho un passato da manager, imprenditore, e un passato da politico, perché mi sono prestato alla politica, ma non perché facessi il politico di professione. Mi ritrovo molto in quello che è stato detto di questo. Francamente condivido più Tondi che Balocchi, ma questo lo sanno entrambi. Perché? Perché noi siamo, ora è uscita fuori questa bambola delle aree interne, ogni tanto si cambiano i termini per far finta di parlare di cose nuove, per non affrontare mai il problema nella sua realtà. La bambola delle aree interne praticamente che cosa dice? Dice questo, che un territorio della regione, grosso modo largo quanto il 10% da un punto di vista geografico, che ha una popolazione che è il 10% della media della popolazione regionale. E siccome, come ci diceva prima Savelli, i soldi vengono dati pro capite e non pro territorio, è evidente che poi alla fine nelle aree interne ci vanno a finire 4 lire, e quindi lo sviluppo è difficile pensarlo da quello che fanno gli altri. Io credo che valuto importante intanto il fatto che un consorzio di imprese si sia costituito. È un segno del cambio dei tempi. L'altro giorno sentivo la Confindustria che si è fatta paladina del cuneo fiscale, che è sempre stato da secoli un qualcosa che ha tentato di fare l'altra sponda politica e non c'è mai riuscita. Mi sembra che però le imprese da questo punto di vista abbiano fatto un grosso passo avanti, forse anche, e qui da ex politico mi preme dirlo, perché sicuramente oggi la Miata rispetto al passato ha meno attenzione all'unità, ha perso quella caratteristica che io probabilmente a 14 anni non avevo già capito, che essendo quattro gatti, qualunque dei nostri sindaci pensasse di poter risolvere i problemi nel suo comune, non avrebbe le caratteristiche, perché il sindaco più grosso a Badia ha 7.000 abitanti, se non vedo più tonti. Ah, scusa. C'ha 7.000 abitanti, mi sembra, o poco più, un poco meno, che è il sindaco del comune più grosso, e quando si presenta a Firenze, nella lista di quelli più grossi ce ne tanti altri. Quindi noi non saremmo, non peseremmo nemmeno se effettivamente si fosse 30.000, con un'identità che abbiamo già costruito, perché la Miata è un'identità sul quale marketing territoriale è stato fatto per 40 anni, 50 anni, ed è un marchio noto e conosciuto. E quindi francamente, ecco, quello che non capisco è questa fase di stanca della politica sul terreno dell'aggregazione territoriale. Noi un marchio ce l'abbiamo, abbiamo sicuramente potenzialità dal punto di vista manifatturiero, un'azienda, è un'azienda che, come del resto quelle in cui ho lavorato, Finmeccanica,
che non hanno a riferimento il territorio per lavorare, portano lavoro nel territorio e il lavoro poi, il prodotto lo esportano al di fuori di questo territorio, quindi sono una ricchezza da questo punto di vista, come lo sono tante, penso a Corsini, penso, non voglio citarle tutte, ma insomma tutte quelle manifatturiere, penso al settore di quelli edifici di Castelletti, Piancastagnaio, penso al consorzio di Bagnoli. Quindi che cosa voglio dire sostanzialmente? Voglio dire che forse se questa è la situazione bisognerebbe che voi sindaci una riflessione la faceste, perché mi sembra che oggi la Lamiata rispetto a 20 anni fa privilegi di più sia caduta nella trappola del campanilismo e da questa trappola non riesca ad avere e ad assumere le decisioni che sarebbero necessarie in tempi sostenibili. Le aziende devono campare oggi, tra un anno, tra 2 anni, tra 5 anni. Hanno necessità di cose che avvengono in tempi ragionevoli. È inutile stare qui a ragionare che noi forse questa cosa la facciamo entro il fine mandato e sarei contento da politico se ciò avvenisse. Però mi rendo conto che si rischia di non essere più in sintonia con il mondo che cambia. E quindi l'invito che faccio alle imprese e in primis è questo grido di dolore di sostenerlo, ma l'invito che voglio fare anche alla politica è quello che capisca che le aree interne non sono aree disgraziate e che devono rimanere disgraziate a vita e che probabilmente serve più una dignità nostra di riscatto che non aspettare che ci diano 4 soldi, perché 4 milioni per un territorio così vasto sono 4 soldi, e sfido tutte le aziende che stanno qui a capire in forma organizzata o singola che cosa ci si può fare con 4 milioni. E allora forse da una parte noi imprese, io a metà, noi imprese dobbiamo fare un salto, e mi sembra che questo consorzio lo abbia fatto, perché questi documenti una volta li faceva la politica, non li facevano le imprese. Quindi dall'altra però ecco, dico alla politica, a quelli della mia parte politica e a quelli del mio comune, anche se non della mia parte politica, che sulla Lamiata ci sono sempre stati. Però mentre qualche anno fa riuscivano a fare sintesi, oggi mi pare che si chiacchiera tanto e si razzola poco.